Buonasera da Gianmarco Cervi, benvenuti al Centro Sportivo di Triestina per la prima partita dell'ultima giornata dei gironi eliminatori della Coppa dell'Università. In campo Real Dronno e Squarta Praga. Le squadre sono disposte al centro del campo con il direttore di gara, signor Martinez. Andiamo a vedere gli schieramenti. Dronno che si presenta con Maneo, Cantarella, Sant'Ambrogio, Baglioni, Ferraresi, Codier, La Croce, Galimberti, Franco e Mazza. Risponde un rimaneggiato Squarta Praga in 5 uomini soltanto. Silva tre palle, poi una Sbacher, Lavizzari, Belli e Orlando. Va ancora su Maneo che può proporre il cross. Maneo va invece a calciare col mancino. Palla alta, è prima occasione per il Real Dronno. 1-2, Orlando può anche andare a calciare. Orlando! Palo clamoroso dello Squarta Praga. Poi prova a ripartire il Real Dronno. Cantarella, Cantarella fa tutta la fascia. Cantarella, Cantarella al centro per La Croce. Che occasione! Con il tacco Maneo. Cantarella, ancora Cantarella, si accentra, torna indietro Cantarella, poi attaccato da Orlando, lo salta la grande Cantarella, cerca il fondo Cantarella, la piazza, gol! Cantarella gol, Cantarella gol, al Dronno 1, Squarta Praga 0, la firma di Cantarella. Parte Orlando con il destro, palo clamoroso di Orlando, il secondo dello Squarta Praga. La Croce per Maneo, può provare con il mancino, gol! Maneo gol, Maneo gol, Real Dronno 2, Squarta Praga 0, la firma di Marco Maneo. Ferraresi sembra che voglia calciare, prova Ferraresi! E al volo l'inserimento di Galimberti. Gran giocata, poi Ferraresi la mette per Cantarella, gol! Cantarella gol, Real Dronno 3, Squarta Praga 0, la firma di Cantarella, ma non sono sicuro che abbia toccato il pallone, potrebbe essere anche gol di Ferraresi. Quello che è certo è che Real Dronno si porta sul 3-0 al 18° minuto. Da lì può far male Lavizzari. Parte Lavizzari, gol! Lavizzari gol, Real Dronno 3, Squarta Praga 1, la firma di Lavizzari, gollasso di Lavizzari, gran calcio di punizione all'incrocio dei pali, con calma, poi rinvia lungo per Cantarella, Cantarella è solo, Cantarella, incredibile la risposta ancora di Silva, palla che arriva ancora a Codir che la mette al centro per La Croce che non la controlla, poi Mazza può calciare, Mazza rimpallato, Codir. Torna sulla Croce, chiude il triangolo per Codir, la palla al centro ma non c'è nessuno, arriva comunque alla Croce, gol! La Croce gol, La Croce gol, Real Dronno 4, Squarta Praga 1, timbra La Croce. Il gioco di Lavizzari pessimo, la palla arriva a Cantarella che è solo, Cantarella, Cantarella, Cantarella col mancino, palla fuori, altra occasionissima per il Real Dronno. Attenzione, parte in contropiede, la palla per Codir che è tutto solo, Codir, 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 gol, Codir gol, Codir gol, Real Dronno 5, Squarta Praga 1, la firma di Codir. Cantarella, Cantarella al centro. Arriva Sant'Ambrogio che può controllarla, Sant'Ambrogio può anche piazzare alla piazza, Sant'Ambrogio, gran botta, la palla che rimane in rete, gol, Cantarella gol, Cantarella gol, Real Dronno 6, Squarta Praga 1, la firma di Cantarella. Ferraresi, Ferraresi, servito Cantarella, Cantarella gol, Cantarella gol, Real Dronno 7, Squarta Praga 1, la firma ancora di Cantarella per il pokerissimo personale. Che giocatore Cantarella. Poi saltato La Croce, palla in verticale, il pallone arriva, il palo clamoroso di Asbacher, la palla che però rimane lì, Orlando, per Lavizzari, Franco strepitoso, ancora Lavizzari, palla alta. Per l'ultima azione delle, ancora Franco, benissimo coi piedi, poi Belli, ancora Franco, e poi ancora... un'occasione per lo Squarta Praga ed è time's up, triplice fischio di Martinez, finisce qui. Dronno batte 7-1 lo Squarta Praga e può sperare nella qualificazione. A risentirci per il prossimo incontro. Buonasera, siamo qui alla Triestina dopo la cosiddetta vittoria mutilata del Real Dronno, mutilata perché gli avversari erano in inferiorità numerica fin dal primo minuto. Subito la prima parola a Cantarella, tu e il poker, avete calato l'asso?
Allora, in realtà devo dire grazie al mio compagno di squadra Sant'Ambrogio che mi ha fatto un pregevole assist, anzi diciamo pure che gli ho rubato il quarto gol, quindi vabbè, grazie, il terzo gol, grazie. Per il resto c'è poco da dire, eravamo 7 contro 5, era il minimo vincere almeno 7-1, anche perché ci serviva la differenza reti. Per il resto niente, in realtà loro sono stati molto bravi perché hanno preso pure 3 legni, fatto un gol, quindi insomma così e così per noi in realtà. Okay. Sant'Ambrogio, scusa, la domanda per te. Abbiamo visto una squadra partire in un modo e terminare la stagione in un altro, cioè come se fossero due squadre diverse. A che cosa, diciamo, qual è la causa di questo andamento, diciamo, crescente? Ma secondo me sicuramente hanno influito qualche allenamento che abbiamo fatto durante il corso della stagione, nel quale comunque abbiamo pensato a come sistemarci al meglio in campo. E poi non lo so, sicuramente le batoste iniziali hanno lasciato un segno e una volontà di rivalsa che alla fine ha portato bene. Adesso speriamo stasera l'altra partita degli altri, san tutti per chi tifiamo e speriamo insomma. Quindi Don Smoke deve perdere? Fondamentalmente sì, adesso non ce l'ho con loro, però mi dispiace, però sì, io spero che perdano. So, volevo fare due domande allora al portiere. Ci sarà un gufo sulla tribuna durante Don Smoke? No, siamo sportivi, ma speriamo che perdano. No, beh, spero per loro di no, spero per noi di sì. Nel senso. Sperando di qualificarci. Okay, scusa, un'ultima domanda. Quando una partita finisce 7-1, volevo sapere le impressioni di un portiere che comunque vede comunque una partita tranquilla. Cioè, insomma, hai lavorato questa sera? No, ha fatto poco, però quel gol non dovevamo prenderlo. Quindi si poteva fare sempre di meglio. Bravi loro che erano in 5, bravi noi perché comunque abbiamo vinto, ma potevamo far meglio. Grazie ragazzi, buona serata e in bocca al lupo. Ciao, grazie mille. Ciao. Sì, eccoci qui, siamo con lo Squarta Praga. Oggi avete sconfitto, ma perché siete entrati in campo mutilati, quindi senza dei pezzi. Che cosa non ha funzionato nei cellulari, direi, oggi? Devo organizzare io, ero al lago e la scarico e non ero convinto venissero tutti e ci hanno balzato tutti allegramente, eravamo in 5. Ma allora, per quanto riguarda diciamo la partita di oggi, comunque alla fine non avete poi demeritato così tanto, nonostante il risultato tondo, cioè, insomma c'è stato qualche sì, occasione. Nonostante il risultato abbiamo giocato col cuore perché era l'ultima partita, eravamo in 5, sfiancati. Abbiamo preso 5 pali, 2 traverse e il gol l'abbiamo fatto su punizione. Ma figa, come faccio a non ricordarmela? La memoria non è forte. E niente, ce la siamo giocata. Gli altri a un certo punto, secondo me, sono sentiti un po' in crisi. Però ce la siamo giocata, ci abbiamo messo tutto il possibile. Una domanda per Belli, cioè alla fine vi siete, cioè quello che mi chiedo è questo, cioè vi siete salvati molto bene dal play-out, vi aspettavate forse di più da quest'altra fase del girone? Sì, ci aspettavamo di più perché quando abbiamo fatto il play-out avevamo comunque tutti i nostri uomini più forti e abbiamo dimostrato di poter valere qualcosa in questo torneo, visto che siamo passati ai play-out proprio all'ultimo, solo che poi una volta qui in Europa League, se si può definire così, diciamo che non abbiamo mai avuto... Si chiama Coppa dell'Università, ma... Non abbiamo avuto tutti i nostri uomini, abbiamo giocato sempre senza portiere, con uomini in meno, uomini di altre squadre, quindi... Ah, proprio lo dichiari? Così. Sì, abbiamo un po'... ci è un po' pesato questo fattore. Allora un'ultimissima domanda, quindi insomma per il futuro bisogna intervenire sul mercato, qualcosa per lui. Qua mi è già arrivata l'offerta di contratto per l'anno prossimo per la Porta. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di soldi? No, di soldi. I 300 a stagione li superiamo euro? Ma ho sentito anche una consistente parte di bonus poi, soprattutto in pass per le discoteche. Che c'è l'Armani e Rini che ci sta aspettando davanti all'Armani. Okay. Un'ultima parola, insomma, chiude comunque Orlandi, questo torneo, insomma, direi l'ultima cosa della tua squadra in questa intervista. Che cosa ci vuoi dire? Forza Squarta, ci rifaremo l'anno prossimo. Bisogna ripartire positivi per l'anno prossimo. Beh, avere gente positiva per me è il massimo, qui sono contentissimo. Grazie ragazzi, buona serata. Ciao, buona serata. Ciao, grazie. Ciao.